benvenuti ad un nuovo appuntamento con La Voce del Consiglio, la trasmissione istituzionale curata dalla redazione di RTV 38 che si occupa dei principali temi trattati dall'Assemblea Toscana. Quest'oggi cominciamo con la sanità e due interrogazioni presentate in aula in Palazzo del Pegaso a cui hanno risposto gli assessori regionali Bezzini e Spinelli. Vediamo. La questione è se il servizio CUP sia erogabile ai cittadini anche all'interno delle parafarmacie è attualmente oggetto di esame da parte degli uffici competenti della Regione. Sul tema vi sono posizioni divergenti da parte del garante della privacy e dell'autorità garante della concorrenza. Così l'assessore toscano alla sanità Simone Bezzini ha risposto in aula all'interrogazione del consigliere di Italia Viva Stefano Scaramelli. Una novità importante è l'opportunità di fare le prenotazioni CUP nelle parafarmacie. È un principio di concorrenza che abbiamo rivendicato in aula. Con questa interrogazione si apre una discussione seria perché si possano portare anche nelle parafarmacie l'opportunità per un cittadino normale di poter prenotare una visita, non fare delle file, avere delle opportunità. La battaglia per portare i CUP nelle farmacie l'ha fatta il sottoscritto quando era presidente di Commissione Sanità nella scorsa legislatura, ci siamo riusciti e come tale io credo che bisogna estendere questo servizio e fare in modo di avere un servizio sempre più capillare nel territorio per agevolare i cittadini per accedere alle prestazioni sanitarie. L'assessora ai servizi sociali Serena Spinelli invece ha risposto alle interrogazioni dei consiglieri Elisa Tozzi di Fratelli d'Italia e Andrea Ulmi del gruppo misto in merito al blocco e all'aumento delle liste di attesa per le RSA. Negli ultimi mesi ci sono state maggiori richieste. L'incremento, ha spiegato, è passato da 209 a 220 milioni di euro, risorse che provengono dal fondo sanitario e attualmente non vi è un blocco degli inserimenti. Diciamo che la risposta dell'assessore non è stata soddisfacente, è stato negato di fatto che questo blocco ci fosse, in realtà delle due l'una, o mentono diciamo le famiglie o mentono i gestori oppure c'è qualcosa che non funziona nell'ambito delle informazioni che arrivano all'assessorato. Il blocco c'è, è certificato, è chiaro che questo comporta un disagio enorme per tante famiglie sia da un punto di vista economico sia da un punto di vista di gestione. Voglio ricordare che tante persone sono anche malate di Alzheimer e oggi purtroppo i malati di Alzheimer sono trattati alla stregua di qualsiasi altro degente nel RSA senza diciamo una corsia, se si vuole, anche privilegiata rispetto a queste particolari patologie. Quindi ad oggi diciamo le risposte sono state uno snocciolare numeri e il numero ci certifica in realtà che 1650 persone oggi in Toscana sono in attesa di poter entrare in struttura. Io credo che questa regione debba ripensare integralmente le politiche per la terza età. Questa è una regione, più in generale diciamo il nostro paese, che invecchiano, dove evidentemente c'è un'emergenza che riguarda proprio la gestione di questa fascia di persone e quindi diciamo la necessità di dare anche una prospettiva anche a chi magari è non pienamente autosufficiente, distinguendo anche percorsi terapeutici invece per persone che hanno dei seri problemi. Quindi ci aspettavamo qualche risposta e non negare che il problema esistesse, purtroppo questo non ha dato i risultati sperati. Spazio anche al tema della violenza di genere, ancora iniziative presentate in Consiglio regionale, in particolare una serie di incontri e convegni in cui l'obiettivo è dar voce alle vittime. Dare voce alle vittime per combattere i femminicidi è l'obiettivo del ciclo di incontri a tu per tu con la violenza che si terrà fino al 30 novembre a Montecatini Terme nel Salone Portoghesi dello stabilimento termale Tettuccio. L'iniziativa presentata in Palazzo del Pegaso per la prima volta in Toscana intende affrontare pubblicamente il tema della violenza di genere con le stesse vittime, i loro familiari e i legali delle donne assassinate. È importante che le persone capiscano e abbiano un approccio culturale diverso alla violenza. E come possono farlo? Sentendolo dalla voce viva di chi purtroppo lo vive tutti i giorni. Allora abbiamo deciso di contattare le persone o i familiari o le persone, in qualche caso gli avvocati, perché ci sono dei casi ad esempio di violenza sessuale che comportano insomma la necessità di tutelare le vittime, e abbiamo portato alcuni casi importanti, anche che a livello nazionale sono stati disattesi o poco curati.
La nostra è una rassegna insomma, che copre un po' tutti i campi. Abbiamo deciso di terminare la settima stagione, che terminerà appunto il 31 dicembre, eccezionalmente con questa parentesi dedicata a un argomento, ahimè, molto purtroppo, non diciamo di moda, ma purtroppo molto attuale, e abbiamo deciso di far parlare loro, le protagoniste. Abbiamo scelto appositamente di evitare il 24 novembre perché secondo noi bisogna dare voce a questa problematica tutto l'anno e in tutte le sedi possibili. Torniamo ad occuparci anche di porti toscani, in particolare di quello di Marina di Carrara, perché in aula approda un atto per richiedere il ritorno sotto l'autorità toscana dello scalo. Una mozione per avviare l'iter per riportare il porto di Marina di Carrara sotto la gestione dell'autorità del Mar Tirreno settentrionale. A presentare l'atto nell'aula di Palazzo del Pegaso è stato il gruppo consiliare della Lega, sottolineando che questa soluzione consentirebbe una migliore integrazione tra i porti toscani e una gestione più attenta delle problematiche costiere, come l'erosione che continua a colpire i nostri litorali. Questo tipo di proposta che abbiamo avanzato fa seguito a tutta una serie di interventi del sottoscritto durante la discussione anche di altri provvedimenti qui in Regione, dell'onorevole Barabotti su Massa e su Carrara, e anche a un'interlocuzione che in qualche modo è in atto con lo stesso Presidente della Regione, che è competente a avviare le procedure per la modifica e quindi per l'inserimento nell'allegato A del porto di Carrara, in modo da ricomprenderlo fra i porti toscani. Ho avuto modo già di interloquire con il collega Bugliani e con lo stesso capogruppo del Partito Democratico. Credo che su questo tipo di ragionamento ci possa essere disponibilità. Ora lo vedremo di qui a breve in aula, però sono fiducioso che si possa raggiungere un obiettivo importante, non solo nella sensibilità della Lega, ma direi nella sensibilità dell'intera amministrazione regionale. Il dibattito sulla creazione dell'autorità di sistema portuale del Mar Ligure orientale da sempre e da quando è stata attuata la riforma del Rio ha animato la politica anche sul fronte della provincia di Massa Carrara. Di recente la posizione che è stata assunta non soltanto da alcuni parlamentari della Lega ma anche dal Presidente della Regione è stata quella di auspicare un rientro del porto di Marina di Carrara sotto l'ambito toscano, in particolar modo di ritornare ad un collegamento, o meglio tornare ad un collegamento con il porto di Livorno. Si tratta di una scelta che può essere ritenuta condivisibile, non immediata da attuare perché, come sappiamo, si tratta di un intervento statale che quindi non è nella diretta disponibilità da un punto di vista giuridico della Regione. Io mi auguro che questa iniziativa possa non rimanere astratta ma assumere dei caratteri di concretezza, e questa sinergia non soltanto tra diverse istituzioni ma tra diversi schieramenti politici possa portare al risultato di vedere il porto di Marina di Carrara in un contesto che sia tutto toscano e rimesso anche a valutazioni che nascano proprio anche da una governance tutta toscana. E in Palazzo del Pegaso c'è stata anche la presentazione della seconda edizione dell'Atlante, che tratta tutti i tipi di uccelli nidificanti nella nostra regione. Vediamo. Un libro che raccoglie le numerose specie di uccelli nidificanti e svernanti in Toscana e apre una nuova pagina sulla natura nella nostra regione. Il secondo volume dell'Atlante, curato dal Centro Ornitologico Toscano, è stato illustrato in Palazzo del Pegaso a 25 anni di distanza dalla prima pubblicazione. Nell'opera sono riportate tutte le mappe di distribuzione e i dati di presenza e andamento di popolazione di 371 specie in periodo riproduttivo
riproduttivo o invernale. Abbiamo un quadro di luce e ombre, abbiamo molte specie che stanno aumentando sostanzialmente grazie al fatto che è aumentato il loro grado di tutela, però abbiamo dei segnali poco incoraggianti da alcuni tipi di ambienti, in particolare sono gli ambienti agricoli in cui abbiamo diverse specie in forte riduzione, quasi prossime all'estinzione, e da alcuni tipi di zone umide, in particolare quelle dove abbiamo ambienti palustri con canneti, dove abbiamo molte specie in sofferenza. Noi è da anni che collaboriamo con il COT, il Centro Ornitologico Toscano, che è sicuramente un'eccellenza a livello nazionale, tanto è vero che viene preso anche a riferimento da parte di ISPRA, che è l'Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione Ambientale, in quanto riesce a fornire dei dati fondamentali di monitoraggio dell'avifauna sul territorio toscano. Ovviamente si parla del territorio toscano, ma essendo uccelli, quindi specie migratrici, hanno interesse anche a livello nazionale. Quindi il COT è un'eccellenza, noi siamo veramente lieti di poter collaborare con i ricercatori del COT che ci forniscono i dati sia sulle specie che sono in difficoltà ma anche sulle specie oggetto di prelievo venatorio, con i quali dati appunto noi riusciamo a sostenere la caccia a queste specie. Chiudiamo con l'arte e la mostra in Palazzo del Pegaso, nelle sale espositive di Palazzo Bastoggi, dedicata all'arte di Jonata Francesconi. Le sale espositive del Consiglio regionale in Palazzo Bastoggi ospitano fino al 18 di ottobre la mostra Gesto e Materia del poliedrico artista Jonata Francesconi, che da Viareggio a Firenze ha animato con le sue creazioni la vita sociale e culturale della regione. Figlio d'arte, cresciuto nel colorato mondo della cartapesta del Carnevale di Viareggio, per più di 30 anni ha realizzato costruzioni innovative e provocatorie, caratterizzate da un personale codice espressivo poetico e teatrale. Una mostra che racconta le sue tante vite d'artista e come le esperienze maturate nel corso della sua lunga carriera trovino nella scultura una sublimazione. Quindi sono opere, quelle esposte qui a Palazzo Bastoggi, che raccontano dell'immaginario poetico che Jonata Francesconi ha costruito, ha elaborato nel corso dei suoi tanti anni di lavoro, con riferimenti che vanno appunto al teatro di figura, alla commedia dell'arte, a grandi classici della letteratura italiana e soprattutto che richiamano l'attenzione su gesto e materia come valori fondativi della scultura. Qui i visitatori avranno l'occasione di vedere condensati 40 anni di attività del maestro Jonata Francesconi, quindi sculture da quando aveva 16 anni ad oggi, materie completamente diverse e che esprimono intanto proprio una doppia anima, un eterno e un effimero che pervade tutte queste opere di materiali anche diversi, perché incontriamo i bronzi, incontriamo la cartapesta, incontriamo il legno e figure fondamentali come Pinocchio, Petrusca, abbiamo davvero rappresentato il cavaliere inesistente, quindi la cultura che ha attraversato la vita poi dell'autore. Quindi ho avuto il piacere di poter curare questa mostra ed è stata una grande gioia poterla attraversare insieme a lui. Il filo conduttore è amare l'arte prima di tutto, mi è stata data questa possibilità in casa, sono cresciuto tra artisti, tra scrittori. Uno degli iniziatori è stato Mino Maccari, che andava a vedere i suoi disegni, i quadri in casa, e era come un mio nonno, è stata una persona che è veramente stato presente nella mia vita, Venturino Venturi, che è un grande scultore, e tanti artisti che ti abbracciano guardandoli. Il Carnevale è stato l'inizio e sarà sempre dentro di me. La maschera è un qualcosa che ti copre, forse ho una maschera anche in questo momento, non lo so. Però ecco, diciamo, la maschera è molto importante, il Pinocchio perché abbraccia la vita, infatti là sulla sedia viene infilato quel naso perché ha il sogno e è anche un malandrino, insomma Pinocchio poi diventa un bambino come una resurrezione, quindi mi attrae perché è dentro di noi. Con questo è davvero tutto, l'appuntamento con la voce del Consiglio torna la prossima settimana ovviamente su RTV 38, grazie per averci seguito e buon proseguimento, arrivederci.